questa puntata. Via libera al PDL, al Parlamento per il sostegno alla sanità. Visita della Commissione Sanità al nuovo ospedale del Mugello. L'eredità dell'archeologo Gianfrancesco Gammurrini. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una proposta di legge di iniziativa regionale rivolta alle Camere sul sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dal 2023. Noi abbiamo voluto presentare questa proposta di legge per mandare un messaggio chiaro alle cittadine e ai cittadini. Noi abbiamo bisogno di più sanità pubblica. Per avere bisogno di più sanità pubblica è necessario che il governo finanzi maggiormente le regioni. Certo, noi possiamo migliorare il governo della sanità regionale, ma oggi con questa proposta di legge chiediamo che almeno il 7,5% del prodotto interno lordo sia destinato al Fondo Sanitario Nazionale. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi con queste risorse in più possiamo lavorare per migliorare i servizi, ridurre le liste d'attesa, possiamo lavorare per offrire una sanità di prossimità migliore, insomma, possiamo offrire ai cittadini un servizio sanitario migliore, possiamo costruire le condizioni per cui il diritto alla salute sia uguale dal più piccolo borgo della regione fino al comune capoluogo. Inoltre in questa proposta, in questa legge che mandiamo al Parlamento, noi chiediamo di finanziare di più, di mettere più risorse per sostenere il personale sanitario. Noi abbiamo bisogno di più personale sanitario e abbiamo bisogno anche che le retribuzioni siano migliori rispetto a quelle odierne. Insomma, è una legge di civiltà, è stata approvata già in altre regioni, tra cui il Piemonte, che è a guida del centrodestra. Ci auguriamo che il Parlamento, fatte proprie queste proposte di leggi, le incardini e ci consenta di poter avere una discussione a livello nazionale e di dare quelle risposte che i cittadini che vogliono più sanità pubblica ci chiedono da tempo. Questa proposta di legge si dice che il sistema sanitario pubblico in Toscana, ma in Italia in generale, è in pericolo e servono due misure urgenti. Una che riguarda la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, cioè quanti soldi lo Stato mette a disposizione delle regioni per strutturare il servizio sanitario. Quello italiano dal 2010 è sottofinanziato e ora siamo arrivati a un livello di non sostenibilità dei sistemi sanitari. Chiediamo di essere almeno in linea con la media europea, non con la Francia, con la Germania, la Germania ha un fondo che è doppio di quello italiano, ma almeno in media con quello europeo bisogna arrivarci, se no c'è un tema di sostenibilità. E l'altro elemento è quello del personale. Già noi abbiamo difficoltà a trovare personale sanitario, medici e infermieri che lavorino nei sistemi sanitari pubblici. Ma anche quando li troviamo, oggi abbiamo una norma che, se abbiamo trovato il professionista e ci sono i soldi in bilancio per assumerlo, ci impedisce di assumerli perché non possiamo spendere più di quanto spendevamo nel 2004, 20 anni fa, ridotto l'1,4%. Una norma assurda che è contro i sistemi pubblici, contro la Toscana in particolare, che ricordo ha il più alto tasso di medici dipendenti pubblici rispetto alla popolazione. Siamo la prima regione per medici e siamo la quarta regione per infermieri dipendenti pubblici. Questo vuol dire che nelle altre regioni c'è molto privato e quindi questa norma colpisce ovviamente prima di tutto le regioni che hanno sistemi pubblici molto forti e sviluppati. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Grazie. Soltanto nel giugno del 2022 il PD ha approvato una proposta di risoluzione, un documento di 994 pagine dove non c'è mai fatto alcun riferimento ad agganciare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL. È evidente questa proposta di legge che mandano alla Camera e al Senato, è una proposta di legge strumentale che ha l'unico scopo di attaccare il governo. Il governo è il governo che ha messo più soldi nella sanità pubblica, 136 miliardi di euro. Quando governava il PD ce ne venivano messi 120 miliardi, il governo che per primo dopo tanti anni aumenta gli stipendi di medici e infermieri evidentemente è una proposta strumentale, demagogica, populista che noi non possiamo che respingere. La Toscana è stravolta dagli scandali in sanità, la Toscana ha un proliferare continuo di primari e primariati, la Toscana non riesce a spendere i soldi per accorciare le liste d'attesa, la Toscana ha dei linguaggi digitali che sono differenti da una zona all'altra, la regione senza che gli ospedali possano comunicare tra loro. Io
penso che prima di chiedere più soldi si debba spendere meglio, molto meglio, i tantissimi soldi, oltre 8 miliardi di euro che arrivano alla Regione Toscana per la spesa sanitaria e che vengono spesi molto male. Sicuramente investire maggiori risorse nella sanità è fondamentale. Ricordiamo dei dati che sono stati diffusi da Gimbe al riguardo. Negli ultimi 10 anni, dal 2009 al 2019, la sanità ha visto tagli in Italia per 37 miliardi di euro tra tagli di finanziamenti e programmi che non sono stati mantenuti sugli investimenti. Quindi significa che ci sono delle gravi responsabilità per chi ha governato in questi anni, e le stesse responsabilità le hanno anche quelle forze che oggi presentano questa proposta di legge, che è sicuramente accoglibile, alla quale abbiamo votato a favore, ma che deve essere poi corredata anche poi da un approccio a livello nazionale migliore, che è quello della proposta di legge, del disegno di legno sulla appropriatezza della spesa e sull'utilità anche della ricerca sanitaria e sul fatto che debba essere e pubblica, che stiamo facendo a livello nazionale come Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che sotto il 6,5% la sanità viene definita come povera. Ma Italia Viva con forza ha chiesto che sulla sanità venissero impiegate le risorse del MES sanitario. Oggi a me verrebbe da chiedere perché nei mesi scorsi non si è voluto richiedere l'utilizzo di queste risorse. Avremmo potuto riutilizzare, oggi avremmo a disposizione 40 miliardi in più da poter gestire sulla sanità. È evidente che non lo si è voluto fare. Tel Aviv con forza si è battuta anche in questo Consiglio regionale per far capire che servivano quelle risorse, servivano per il personale, serviva per migliorare la qualità del livello dei servizi sociali e assistenziali. Detto questo, noi abbiamo fatto riconoscere questo aspetto nel testo di legge, ovviamente lo votiamo, siamo consapevoli, siamo maturi per dire che è evidente che servono maggiori risorse, ma siamo anche responsabili nel dire che forse vanno spese meglio, vanno riorganizzate, bisogna fare delle scelte, bisogna avere il coraggio, dopo quello che abbiamo fatto nel 2015, magari da qui al 2025, di pensare che a distanza di 10 anni serve una nuova riforma sanitaria per riorganizzare meglio il territorio, spendere ancora meglio le risorse, organizzare ed erogare migliori servizi in termini qualitativi e in termini soprattutto assistenziali rispetto ai cittadini toscani. Una visione completamente diversa, anche partendo dalle premesse, perché in fin dei conti più soldi in sanità, ma anche più addetti ai lavori sarebbe sempre auspicabile, ma è importante capire queste risorse come vengono spese, quindi una programmazione, un'appropriatezza della spesa è fondamentale, perché se no diventa un pozzo senza fondo, cioè più soldi dai e più le spendi senza un criterio. Conseguentemente, anche soltanto valutando ciò che è stato, con speranza nel triennio 2023-2025 avevamo un 0,6 in meno di tendenziale, con nel 2024-2026 con Schillaci e quindi il governo attuale avremo uno 0,6 in più, questo a titoli diciamo reali. Poi si può parlare di tutto e del contrario di tutto, ma imporre un 7,5% rispetto al PIL è assolutamente aleatorio, perché comunque sia il 7,5% del PIL, di quale PIL? Perché se era il 7%? Perché economicamente eravamo andati totalmente in basso, quindi ovviamente con un PIL basso, un investimento a parità di spese di investimento, era aumentata la percentuale. Quindi è un qualche cosa che non ha senso. E poi una proposta di legge deve essere assolutamente avere un corrispettivo come vengono coperti quei soldi. E parlare della lotta all'evasione è il sesso degli angeli, cioè nel senso è vero, però quanto è la cifra reale che riusciamo a recuperare dalla lotta all'evasione? Per cui ci vogliono cifre concrete. La Commissione Sanità del Consiglio regionale, guidata dal presidente Enrico Sostegni, ha visitato il nuovo ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo. Uno
ospedale dove c'è un personale assolutamente motivato, che vedrà un investimento, l'ospedale, di 47 milioni che è in corso di gara e che sarà a breve aggiudicato, che è un investimento fondamentale per la sicurezza di questo ospedale. Ci sono ulteriori investimenti sulla tecnologia, risonanze, TAC da rinnovare. Penso questo sia un elemento sul quale l'azienda Toscana Centro debba mettere velocemente l'attenzione, e poi il personale, che è veramente motivato e va integrato. Non è facile, lo sappiamo ormai, trovare in alcune aree della Toscana personale che vuole andare a lavorare, però insomma qui mi pare ci siano le condizioni professionali e un clima veramente ottimo, una direttrice molto brava e motivata, e per cui anche da lontano sono convinto che troveremo professionisti che mancano. Insomma, questo ospedale si conferma un ospedale forte, importante, in un'area importante della Toscana, e che è veramente un modello anche nelle relazioni con il territorio, cosa che non troviamo in tutte le parti della nostra regione. Questa cosa fondamentale di avere buoni rapporti con i medici di medicina generale, interrelazioni, e poi riuscire a curare i pazienti a casa, in questa parte della Toscana si riesce a fare davvero. Il bilancio è intanto un segnale d'attenzione molto importante della terza commissione regionale e anche dell'azienda sanitaria che si è presentata. Abbiamo fatto un giro in alcuni reparti dove sono state evidenziate le cose positive che facciamo all'interno del presidio ospedaliero del Mugello e anche quelle che sono le criticità, quindi credo sia un segnale d'attenzione molto importante verso quello che è un presidio insostituibile per il nostro territorio, che è molto vasto e quindi ha bisogno anche di essere potenziato e valorizzato, soprattutto su certi interventi. E abbiamo fatto l'elenco evidentemente anche di quelle che sono le criticità, che però non riguardano solo il nostro presidio ospedaliero. Queste visite servono a noi per inquadrare i servizi, per inquadrare le criticità, per capire quali sono le eccellenze di questo ospedale, e farlo insieme alla terza commissione è stato utilissimo, perché ci ha permesso anche di condividere con tutta la parte della politica sanitaria il valore di un ospedale come questo, la forte integrazione col territorio e anche progetti di sviluppo che possono ulteriormente migliorare i servizi per i cittadini. A 100 anni dalla sua morte, Arezzo ricorda Gianfrancesco Gamurrini nel convegno internazionale di studi L'archeologo e la sua eredità a 100 anni dalla morte. Sono molto soddisfatto che la figura di Gianfrancesco Gamurrini, direi l'uomo di cultura e maggior spessore per Arezzo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, sia stato ricompreso nelle celebrazioni dei grandi toscani. Gianfrancesco Gamurrini meritava di essere ricordato. È stato rettore della Fraternità dei Laici, è stato per 38 anni presidente dell'Accademia Petrarca, è stato il pioniere della tutela dei beni archeologici, quando ancora una legge organica in materia non c'era. Ma c'era, lasciatemi dire, e noi in questa consigliatura siamo molto sensibili al tema, è stato anche un precursore della Toscana diffusa, perché preconizzava di avere dei musei per le comunità locali che potessero, ecco, essere di aiuto per ritessere la storia, così come egli ebbe modo di scrivere. Possiamo ricordare tanti musei che si legano alla figura di Gianfrancesco Gamurrini: Chiusi, Orvieto, Fiesole, Viterbo, e potrei proseguire. E quindi sicuramente meritava di essere ricompreso tra i grandi toscani. Noi l'abbiamo fatto e siamo molto soddisfatti che questo sia avvenuto. È un omaggio dovuto per più ragioni. Prima di tutto per la grandezza del personaggio, perché è stato veramente uno dei più importanti uomini di cultura aretini a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Ma non solo aretini, lui è stato un grande archeologo, etruscologo, epigrafista e quant'altro a livello nazionale e internazionale, perché addirittura all'età di 27 anni fu chiamato all'Istituto di Corrispondenza Archeologica di Roma, che era gestito dall'Impero Prussiano,
e il cui erede oggi è l'Istituto Archeologico Germanico, e è uno dei massimi riferimenti per la storia antica, per l'archeologia mondiali. Quindi lui già in età giovanissima, attraverso due studiosi che aveva conosciuto abbastanza casualmente ad Arezzo, era stato associato a questo importante istituto. Poi c'è anche l'aspetto che riguarda più propriamente l'Accademia, non poteva esimersi dal celebrare questa ricorrenza, perché Camurrini è stato presidente dell'Accademia per 38 anni, fino alla morte. Quindi è stato un personaggio fondamentale, ha traghettato l'Accademia da prima della Prima Guerra Mondiale al difficilissimo dopoguerra, sempre con grande accortezza, saggezza, dettata anche dall'età e dall'esperienza, ovviamente.